Vorrei iniziare questa riflessione sullo canto popolare dell'inno e del corale e vorrei iniziarlo appunto con un breve preludio. Dante nel Paradiso intona l'inno di gloria alla Trinità Divina. Il sorriso d'immenso gaudio di tutta la creazione, nella luminosa concezione dantesca, si illumina in intensità, diventando splendore in quel gloria trinitario posto al centro della mirabile terzina dalla solita altissima sensibilità artistico-teologica del sommo poeta. Al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo cominciò gloria tutto il paradiso, sicché inebriava il dolce canto. Ciò che io vedeva mi sembrava un riso dell'universo, perché mia ebbrezza entrava per l'udire e per lo viso. L'inno trinitario, cantato dal coro innumerevoli dei celesti, fu portato in terra da Cristo, Logos Melos, parola e canto, che prendendo la natura umana introdusse in questa terra d'esilio quell'inno che viene cantato da tutta l'eternità nelle sedi celesti. Sull'esempio del Verbo incarnato, la Chiesa, suo corpo, sua sposa, risponde con la Divina Liturgia incentrata nella Eucaristia e dilatata nel fluire del tempo dalla liturgia dell'eroe. Tibi silentium laus, te decet laus. Tibi silentium laus, così inizia il Salmo 65, inizia con il canto del silenzio per poi terminare con il canto della lode. Tibi silentium laus, te decet laus, te decet innus. Questa arcaica acclamazione, recepita dall'Oriente e in Occidente per le vigilie domenicali pasquali, è presa appunto dalle costituzioni apostoliche. Ogni tensione di canto dossologico che scaturisce dal silenzio stupore dell'incontro con l'ineffabile mistero trinitario trova il suo acquietarsi nel silenzio estasi che è l'amore. Gli uomini di tutti i tempi sempre hanno cantato alla Divina Trinità le melodie sublimi regolate dall'arte. Così nei tempi antichi elevarono nel canto le loro lodi e le loro suppliche a Dio le antiche nazioni di cui abbiamo le storiche vestigia, i greci con i loro inni, i romani con i loro carmi. Il vanto di un'innodia elevata lo ebbero soprattutto il popolo ebreo. Attraverso Davide ed altri sconosciuti, fu Dio stesso a suggerire il modo con cui egli amava essere lodato e invocato, e nasce così l'innodia per eccellenza. E nel solco della tradizione giudaica, sull'esempio di Gesù, i cristiani continuarono a cantare inni, salmi e cantici, e assieme agli inni ispirati sorsero anche quelli di fattura umana. A essi allude San Paolo quando presenta i primi cristiani salmis, innis et cantici spiritualibus in gratia cantantes Deo. Anche Plinio afferma che i cristiani cantavano a cori alterni un carme Cristo quasi Deo, a Cristo come se fosse un Dio. E questi canti e questi inni di invenzione umana si introdussero presto nell'uso cristiano. Vediamo ora Agostino. Agostino dinanzi agli inni di Ambrogio. Il termine greco innus, ripreso nella liturgia latina in tutti i suoi impieghi, è definito canto di lode alla divinità. E nel mondo pagano e anche in quello ebraico,
il significato sostanzialmente è lo stesso, cioè lode a Dio cantata. Nel commento alla lettera agli Efesini, San Girolamo scrive così: gli inni sono canti che celebrano la potenza e la maestà di Dio e ci fanno contemplare all'infinito le sue bontà e i suoi benefici. Possiamo dire allora che l'inno è Fidei Canora Confessio, confessione cantata della fede, che a me piace in certo modo tradurre icona sonora della professione in canto della fede. Agostino, ammaliato dagli inni di Ambrogio, fu uno dei primissimi autori della cristianità che riconobbero alla musica un carattere spirituale e un mezzo appunto di elevazione al divino. Commentando il versetto 4 del Salmo 39, ci offre dell'inno una famosa definizione più completa che ci sia stata. E dice così, lo diciamo in latino così come lui l'ha scritto, ma è un latino facilissimo e orecchiabilissimo: inni laudes sunt cum cantico, gli inni sono lodi a Dio cantato. Inni cantus sunt continentes laudes Dei, gli inni sono canti che contengono la lode di Dio. E poi specifica: si sit laus et non sit Dei, non est innus, cioè se c'è la lode ma non è la lode a Dio, non è inno. Si sit laus et non sit Dei et non cantetur, non est innus. O porte tergo ut sit innus equitria, et laudem et Dei et canticum. Chiarissimo Agostino. Cioè, perché ci sia un vero inno, l'inno ha bisogno che abbia la lode rivolta a Dio e questa lode sia cantata, dice Agostino, altrimenti non è inno. La tradizione dell'innodia è doppia. In Oriente abbiamo una forma di parallelismo accentuato con un ritornello, è tipica l'innodia di Sant'Efrem. In Occidente troviamo la forma strofica senza ritornello, quella facile di Sant'Ambrogio e quella dotta di Sant'Ilario, vescovo di Poitiers, e anche quella di Prudenzio. Paolino di Nola e Agostino, che fu testimone del popolare, ci tramandano come avvenne appunto l'ingresso della forma strofica dell'inno. Essi scrivono che nella notte di Pasqua del 386 la basilica porziana di Milano fu assediata dall'imperatrice Giustina, la quale voleva farvi celebrare la funzione ariana, o tutte le funzioni ariane. Ambrogio vi si rinchiuse con i suoi fedeli e per impedire che questi si addormentassero fece cantare loro alcuni inni di sua composizione. Paolino e Agostino dichiararono che Ambrogio agì in questo modo per imitare le chiese d'Oriente che attraverso gli inni lottavano contro le eresie provocate dagli inni della composizione eretica. Il primo tentativo serio di innodia si deve in Occidente a Ilario, vescovo di Poitiers, che prende esempio appunto dall'esperienza dell'Oriente. Egli scrisse inni talvolta troppo dotti e certe volte anche un po' duretti, per cui non poterono essere recepiti direttamente dal popolo. L'inno quindi fa il suo ingresso ufficiale con Ambrogio, vescovo di Milano. Con lui l'inno ha una struttura strofica attraente, elegante, di elevato gusto popolare. Il testo, sostanziato di pensiero teologico, è ricco di immagini che per la poesia è esigenza di vita. La Santa Scrittura anima il cursus verbo melodico di ogni inno.
la vita e la storia della Chiesa, feconda di martiri e ricca di festività, sono attivamente presenti. La musica poi si giova del raffinato ambiente artistico in cui fiorisce. E allora in Ambrogio abbiamo due elementi fondamentali perché l'inno possa essere cantato a Dio e possa essere vera lode a Dio: semplicità corale, nobiltà popolare, due realtà assolutamente intoccabili. Perché queste due realtà ne rendono efficace l'esecuzione e soprattutto il gusto della lode, del cantare la lode, del cantare la lode a Dio. Quindi stile e forma ebbero fortuna immediata e duratura. Si calcola che da Ambrogio in poi gli innografi abbiano composto circa 30.000 inni e tra i più celebri innografi sono da ricordare Prudenzio, Sedulio, Claudiano, Ennodio, Fortunato Venanzio, quest'ultimo, ricordate, autore di tanti inni ancora vivi oggi nella liturgia. Si pensi al celeberrimo Vexilla Regis Prodeum, oppure O Redentor Sume Carmen del Giovedì Santo. Non possiamo dimenticare poi Gregorio Magno, Rubano Mauro, che è autore del famoso Veni Creator Spiritus. Lo sviluppo poi dell'innodia comunque è troppo vasto da poter elencare tutte le varie diversità compositive. La produzione degli inni è immensa. Da Ambrogio sino al Medioevo compreso si calcolano circa 42.000 composizioni inniche e nei secoli successivi non venne meno l'esplorare di questa forma magnifica, popolare e allo stesso tempo nobile ed elevata. Non erano canzonettine di quattro soldi che deturpano la lode a Dio e la bellezza dell'arte che offriamo a Dio. Nonostante la preziosità e la bellezza degli inni, la liturgia non li accolse subito nella celebrazione. Ora l'uno, ora l'altro sinodo proibiva nelle azioni liturgiche tali composizioni perché le ritenevano estranee ai testi sacri e alla ispirazione divina. Eppure, il fascino della loro bellezza, congiunta all'ortodossia, si imponeva e finiva col prevalere, soprattutto con l'apporto del monachesimo. Infatti, San Benedetto, San Cesario di Arles e Sant'Aureliano ne approvarono quindi l'uso quotidiano nelle celebrazioni. Cosicché poi nei monasteri, nelle cattedrali, nelle comunità, si cantavano inni che lodavano Dio, celebravano la Vergine, i Santi e quindi scandivano le ore del giorno e della notte con la lode a Dio in canto. Dopo l'inno andiamo alla forma corale, l'altra forma popolare nobilissima, e andiamo al corale tedesco. Il corale tedesco è certamente il tipo di musica popolare più elevato che noi conosciamo. Testo e musica sono sempre di ottima fattura. Immaginiamo le trasfiguranti composizioni di Bach, abbondano di corali sia per il canto sia per l'organo e toccano i vertici della più alta poesia musicale. Nel Cinquecento la Riforma trovò già nel corale il materiale fertile che Lutero elaborò e fece lavorare. A questo proposito si legga ciò che Schweitzer riferisce di Lutero teologo, musicista, poeta, ma soprattutto le riflessioni del riformatore sulla musica sacra e la preoccupazione per il canto popolare. Egli affidava infatti a persone esperte e capaci il delicato compito di preparare le musiche da chiesa per le celebrazioni. Lutero, che per altri versi era incline a spogliare le celebrazioni liturgiche da ogni elemento superfluo, tuttavia apprezzava molto la musica. Egli così scrive questa frase che è veramente molto bella: la musica ha delle risonanze
talmente meravigliose e preziose che ogni volta che cerco di parlarne e di descriverle mi mancano le parole. Dopo la parola di Dio e la nobile arte della musica è il maggior tesoro del mondo. Essa controlla i nostri pensieri, la mente, il cuore e lo spirito. Questo lo scrisse in quelle sinfonie iugunte del Rao. Lutero dunque amava e praticava la musica. Era cresciuto nella convinzione che la musica fosse un dono divino, ineliminabile come tale dall'omaggio che l'uomo deve al suo creatore. È noto che la storiografia luterana non sempre ha detto il vero sull'effettiva vocazione musicale del riformatore, esagerandone talvolta le reali dimensioni. Intanto, per Lutero, la musica era come il pane quotidiano. Anche se dilettante, era tuttavia un buon cantore. Suonava il flauto e il liuto, e nei suoi scritti accenna sempre alla musica e la applica in entusiasmo alla sfera religiosa. La necessità di conferire alla musica liturgica una veste più moderna e una configurazione più appropriata all'uso che il popolo ne avrebbe fatto è alla radice della predilezione che egli dimostrò verso l'impegno e le finalità di quest'arte. E la realizzazione di questo compito ne doveva aprire un nuovo campo alla musica. Giustifica la validità delle proposte luterane. Lutero, oltre alla creazione di nuovi testi, partecipò anche attivamente anche alla composizione di nuove melodie e alla rielaborazione di altre già preesistenti. L'impiego di questi testi e di queste melodie non era lasciato al caso, ma era regolato da disposizioni che Lutero stesso si preoccupò di dettare. Tutto era finalizzato a concedere alla comunità il più possibile un ruolo di preminenza e di diretta partecipazione alla celebrazione del punto. E così le parti che tradizionalmente erano affidate al coro tendono poi a diventare i canti dell'intera comunità. Per esempio, lui, nello stabilire il nuovo ordinamento della nuova messa tedesca, non aveva inteso rendere obbligatoria una determinata forma di culto, ma aveva lasciato ad ogni singola comunità la libertà di intendere a proposito l'organizzazione appunto di questo servizio liturgico. In pratica, per quanto riguarda il momento musicale, la flessibilità degli ordinamenti liturgici evangelici possono essere classificati in 5 punti. Prima di tutto, il culto può essere celebrato tutto in latino o tutto in tedesco. Secondo, le parti in latino possono essere sostituite da una traduzione in tedesco. Terzo, le prose latine e tedesche possono essere sostituite da un lead tedesco. Quarto, ai testi latini e tedeschi si può aggiungere un lead tedesco. Quinto, prima e dopo la predica si possono liberamente seguire i leader tedeschi. Uno dei problemi più importanti che Lutero si è imposto poi di risolvere è stato quello del ritmo. L'organizzazione della struttura ritmica doveva differenziarsi sia dal canto gregoriano sia dalla forma motettistica contemporanea, per cui il canto comunitario doveva essere condotto con semplicità e con un movimento ritmico assimilabile a quella data assemblea. E bisogna conoscere le due circostanze storiche in cui Lutero operava per queste scelte. La prima è che a quei tempi non esisteva ancora la divisione musicale secondo il concetto di battuta moderna. La seconda è che il sistema di notazione era duplice. Da un lato la notazione poteva seguire il tipo di notazione diastematica proprio del canto gregoriano, che usa quattro linee senza valore di tempo e senza distinzioni tra lunghe e brevi. Dall'altro si poteva avere la notazione mensurale.
Se il primo non dice nulla sulla notazione mensurale, il secondo, pur non applicando il concetto di battuta, dà la possibilità di coordinare l'accento delle parole con il valore delle note attraverso quella che io chiamo concordia verbo-melodica. Lutero, quindi, per garantirsi la buona riuscita della riforma, si contentò di musicisti di valore, affidò la cura musicale della raccolta dei canti al musicista Johann Walter, compositore di grande talento, formatosi alla scuola polifonica tedesca e suo valido collaboratore. Il corale così guiderà e regolerà i ritmi della vita religiosa tra culto, famiglia e scuola. Melodie e testi saranno classificati in categorie secondo la funzione che a essi spetta. Insomma, nella vera musica evangelica bisogna ricercare l'autentica valorizzazione del corale. Il monaco agostiniano però non poté impedire che accanto al grande coro dei fedeli coesistesse anche un altro coro di specialisti che contrappuntassero i suoi canti. Dapprima la linea del corale restò affidata al tenor, cioè alla parte di mezzo, secondo l'antica consuetudine francese e fiamminga. In seguito però, per motivi di ovvia praticità esecutiva, la melodia principale, cantata dal popolo, passò alla voce superiore. E così melodia e parti armonizzanti si ripetono tante volte quanto sono necessarie per eseguire tutte le strofe del testo poetico. Vorrei terminare accennando a Bach. Bach, fedele credente nella sua religione, alla fine di ogni suo lavoro scriveva: Soli Deo Gloria, oppure Jesu Iuva. Sapeva benissimo che il fulcro musicale della Riforma era il corale, perciò in tutte le sue creazioni ha sempre dato spazio al corale sui quali si erano impegnati musicisti di valore. Ma la sua segreta grandezza nell'unità del suo nobile e umile spirito che lega il clavicembalista delle suite francesi con l'uomo mistico e solitario della messa in si minore e le due passioni secondo San Matteo e secondo San Giovanni, tutta la musica profetica e immortale la consegnò ai secoli. Bach, nato e vissuto all'interno della confluenza di secoli, secolari energie musicali, con modesti esemplari, con somma maestria, da tutti i suoi predecessori assimilò gli elementi dell'arte musicale. Bach, forse, non compose melodie corali. Quando iniziava la sua sublime produzione, terminava con la composizione del corale. Si tramanda un episodio semplice e commovente, non importa se sia vero o falso, che racconta di Anna Maddalena che, mentre socchiude la porta della stanza dove Bach sta componendo il coro finale, quel sublime coro finale della Passione secondo San Matteo, lo vede piangere. E quando si accorse che la sposa è pure in lacrime, Giovanni Sebastiano le sorrise. Cioè, mentre Bach compone l'ultimo corale della Passione secondo San Giovanni, lo compone piangendo. Ecco chi è il compositore della liturgia, il veri compositori della riforma liturgica. Al di là della confessione si rivela uomo artista credente che esprime il suo credo d'amore attraverso la mistica dell'arte musicale. Questo lo salvò dal peccato dell'autoesaltazione e della superbia orgogliosa. Bach ha il tocco
palco del santo musicista. Giulio Compaglionieri scrive così, in una pagina molto bella: Bach salvò il destino della musica sacra e spiò un'offerta di canti il peccato, redenze con nuova armonia lo scisma e la separazione, raggiunse mediante la sua opera un punto di concordanza ideale superiore ai missili dottrinali e alle loro interferenze politiche, spiegò senza saperlo una nuova azione cattolica e la predicò con la parola dell'arte. Bach, conclude Confalonieri, Bach si innalza e domina la storia dello spirito, eroe solare, servo di Dio e maestro degli uomini. Concludiamo. Vorrei terminare queste riflessioni con la mia definizione di musica. La musica per me è un pentagramma di silenzio interpuntato da vibrazioni di luci sonore. La celebrazione del mistero rivelato, accolto e celebrato nella Divina Liturgia, è evento di silenzio interpuntato da due luci sonore, il Verbo di Dio che viene a noi nel sacramento e la nostra lode perenne che si innalza a Dio come soave profumo d'incenso. Il silenzio è luce che illumina la parola perché essa diventi vivificante. La luce fa germogliare la parola nel cuore dell'uomo perché si trasformi in canto di lode e di rendimento di grazie. Quando ci si immerge nel vasto e variegato universo della religiosità popolare, cercando di capirne il senso profondo, si resta sorpresi dalle espressioni del suo modo simbolico e rituale che affonda le radici in epoche spesso arcaiche, di cui talvolta è difficile comprenderne gli elementi culturali. Non di meno, essa sgorga sempre da quel mistero profondo da cui trae ispirazione e vita. La religiosità popolare appare in certo senso come la lingua madre parlata da tutti gli uomini in quella sorta di anteprima della storia che potremmo collocare prima dei processi che hanno portato all'istituzione delle varie religioni. Tutte a loro modo inneggiano a Dio della gloria. I giardini nei quali sono fioriti inni e corali sono stati sempre luoghi di canti in bellezza, nobile e semplice, che hanno inneggiato con il cuore che crede e con il canto della lode a quel Dio, come dice Sant'Agostino nel suo celebre libro Le Confessioni, a Dio, bellezza, sempre antica e sempre nuova.